L'uomo anziano viaggiava in treno e leggeva. Al suo fianco un giovane studente universitario leggeva un altro libro, un libro di scienza. A un certo punto l'uomo fu incuriosito. Il giovane si rese conto che era guardato e chiese al passeggero della cabina che era con lui: «Cosa sta leggendo?» E l'uomo anziano disse: «Leggo la Bibbia». Il più giovane crede ancora in questo libro pieno di favole e superstizioni. «Sì», rispose l'uomo anziano, «ma come fa? Non crede lei che la rivoluzione francese, che è accaduta più di 100 anni fa, ha dimostrato che la religione è miope? Sono le persone ignoranti che credono che Dio ha creato il mondo in 6 giorni e in tutte le altre storie raccontate nella Bibbia?» «Davvero?» chiese l'uomo anziano. «E cosa dicono gli scienziati sulla Bibbia?» Ma quando il giovane stava provando a dare una risposta, arrivò la sua fermata: «Mi dispiace, adesso devo scendere, la devo salutare, però mi impegnerò a darle una risposta. Se lei mi lascia un suo recapito, un bigliettino da visita, io le scriverò la risposta alla sua domanda». L'uomo anziano tirò fuori dal suo vestito il bigliettino da visita e lo consegnò al giovane, che lo guardò e lesse: «Louis Pasteur, direttore dell'Istituto di Ricerca Scientifica della Normale di Parigi». Immaginate il volto di quel giovane presuntuoso che era convinto di conoscere la scienza e i misteri della scienza. Attenzione alle convinzioni, perché tante volte possono essere errate.